Verona-Napoli in campo nel recupero della gara rinviata a causa della neve lo scorso 15 dicembre. Gialloblu prive di Cristiana Girelli, infortunatasi in allenamento. In panchina Fabiana Comin sostituisce mister Longega influenzato. Napoli per primo pericoloso su calcio di punizione battuto dalla giapponese Yamamoto. Hochstrom si rifugia in angolo. La risposta veronese è nella conclusione di Carson, deviata in angolo da Pierone. Sugli sviluppi della conseguente battuta dalla bandierina, Carissimi in corna alto. Al 20° capitan Gabbiadini sfiora l'incrocio con una conclusione insidiosa dal vertice dell'area. La stessa numero 8 Scaligera poco dopo si fa respingere il tiro da un difensore a portiere battuto. Ancora Verona in avanti al 28° quando sul cross della Di Criscio Carson in corna alto e subito dopo con Capelloni alla sua prima gara dal primo minuto che scheggia la traversa. Il gol del meritato vantaggio gialloblu giunge al 35° ed è opera di Melania Gabbiadini, che da fuori area fa partire una gran conclusione sotto la traversa. Trascorre solamente un minuto e le Scaligere pervengono al raddoppio. Marta Carissimi tenta il tiro dalla lunga distanza. Mirella Capelloni in mezzo all'area va a deviare la traiettoria del pallone, quel tanto che basta per mettere fuori causa Radu. 1-2 terrificante delle gialloblu. Pirone sul fronte partenopeo non trova la porta al pari di Gabbiadini, che prima del riposo si mangia un gol davanti a Radu. In apertura di ripresa il Verona rimane in inferiorità numerica. Maria Carson rimedia il secondo giallo dal severo direttore di gara Helladi e viene espulsa. Il Napoli ne approfitta e accorcia con la neoentrata Giacinti, che incorna alla perfezione battendo Hochstrom. Gioco a lungo fermo alla mezz'ora per la carica subita da Hochstrom ad opera delle irruente napoletane. Il portierone svedese non ce la fa e viene sostituito da Tasselli. Il Verona cerca il gol anche in 10 con la neoentrata Mason e con il calcio di punizione di Zorri. Napoli pericoloso invece con Giacinti, ma Tasselli respinge. Al termine degli interminabili 7 minuti di recupero, le veronesi conquistano 3 punti sofferti quanto meritati. A fine gara, davanti alle telecamere Sky, il sindaco di Verona Flavio Tosi ha premiato le due migliori giocatrici del match, Gabbiadini e Giacinti. Sabato le gialloblu, con una formazione d'emergenza, affronteranno la trasferta friulana sul campo del Chiasiellis.